Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca usufruivano dell'esenzione dal bollo auto per disabili che però erano deceduti da anni. Sono 52 le persone scoperte dalla Guardia di Finanza di Chieti che ha accertato violazioni per oltre 170.000 euro. Le Fiamme Gialle hanno esaminato le posizioni di oltre 10.000 beneficiari residenti nell'intera provincia. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Smascherati dai baschi verdi del comando provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, furbetti del bollo auto. Nell'operazione bollabile le persone coinvolte fruivano infatti dell'esenzione per il pagamento del bollo auto previsto dalla legge 104 del 92, ma il disabile a cui era intestato il mezzo era deceduto da anni. Nell'operazione della Finanza Teatina sono stati segnalati 52 soggetti ed accertate violazioni per oltre 170.000 euro. Abbiamo svolto un'indagine a tappeto riguardante tutta la provincia di Chieti, che si è focalizzata sulle persone che legittimamente risultavano affette da patologie gravi di invalidanti o da disabilità motorie e come tali quindi legittimate ad essere esenti dal pagamento del bollo auto, così come previsto dalla legge. Ci siamo accorti che 700 di queste persone risultavano decedute. Per 228 posizioni di queste 700 abbiamo visto che era stata omessa la prescritta comunicazione di variazione. Abbiamo quindi avviato immediatamente controlli sui soggetti che risultavano aver intestato macchine ancora in circolazione, quindi anche con contratti assicurativi attualmente validi e vigenti. Erano macchine intestate a persone che nel frattempo erano decedute e che quindi i legittimi usuari non avessero più il diritto a beneficiare di questa esenzione del bollo auto. Abbiamo contestato sanzioni per 170.000 euro, abbiamo recuperato circa 150.000 euro di omesso pagamento del tributo che va alla Regione Abruzzo e nei casi in cui abbiamo ravvisato delle condotte particolarmente perniciose abbiamo anche operato una segnalazione nei confronti della competente autorità giudiziaria affinché verifichi la sussistenza dei reati di cui alla 494 del codice penale, sostituzione di persona, o al 640 del codice penale, quindi truffa. Si va verso la prescrizione nel procedimento penale che riguarda i tetti di spesa nella sanità privata. I difensori degli imputati dovranno rendere noto nella prossima udienza se i loro assistiti intendono rinunciare al beneficio previsto dal codice di procedura penale. In caso contrario, il processo sui tetti di spesa della Regione Abruzzo per le cliniche private dell'anno 2010, che vede imputati l'ex governatore abruzzese Gianni Chiodi, l'ex subcommissario Giovanna Baraldi, l'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni e due tecnici dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali, Francesco Nicotra e Lanfranco Venturini, con le accuse a vario titolo di falso, violenza privata e abuso d'ufficio, è destinato a risolversi con la prescrizione di tutti i reati. Sulla base dei calcoli effettuati dai legali, infatti, la prescrizione dovrebbe intervenire nell'agosto del 2018. Il presidente del Tribunale Collegiale di Pescara, Maria Michela Di Fine, ha osservato come alla luce della mole documentale sia altamente improbabile arrivare alla sentenza entro quella data. Per tale ragione il giudice ha chiesto alle difese, se gli imputati intendano rinunciare alla prescrizione. L'orientamento emerso dalle dichiarazioni degli avvocati è di segno negativo, anche se la riserva sarà sciolta definitivamente l'11 di aprile, quando si terrà la prossima udienza. Secondo l'accusa, l'ex governatore Chiodi avrebbe fatto firmare alle cliniche private contratti di prestazione di assistenza ospedaliera, legando la firma al pagamento dei crediti che le cliniche vantavano nei confronti della regione. Proseguiamo con il nostro giornale, cambiamo argomento. 40 milioni di euro per 65 interventi sulla viabilità nelle zone del cratere sismico e il piano presentato da Regione Abruzzo che sarà attuato da ANAS. Vediamo insieme. Un investimento complessivo di 40 milioni di euro finanziato con fondi statali per 65 interventi di ripristino della viabilità provinciale e comunale nei centri del cratere sismico 2016-2017. Il piano è stato illustrato questa mattina a Pescara dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, che ha sottolineato come tutti i lavori saranno gestiti direttamente dall'ANAS, nonostante riguardino strade di non diretta competenza dell'ente. Una scelta legata soprattutto alle difficoltà che le province potrebbero
dovrebbero incontrare nella gestione degli iter burocratici delle opere. Abbiamo portato a casa qualcosa come 80 milioni di euro aggiuntivi, questo è il terzo piano stralcio che noi facciamo per quanto riguarda la viabilità e abbiamo portato a casa interventi rilevantissimi a Civitella del Tronto, che è stata rasa al suolo anche in ragione di una frana sismo indotta, abbiamo portato a casa interventi in molti comuni del Teramano, Tossicia, Castelcastagna, Torricella Sicura, Cortino, abbiamo portato a casa interventi a Isola del Gran Sasso e Colledara, a Teramo Città, l'importante ponte, e mi dispiace che lì non ci sia un sindaco adesso, abbiamo portato a casa interventi in provincia dell'Aquila, nell'alta valle dell'Aterno, sulla SP16. Abbiamo portato a casa interventi a Rocca Morice per il rischio caduta massi, a Castiglione a Casauria per il ponte storico che ha quasi 100 anni di storia. Abbiamo portato a casa interventi importanti per quanto riguarda Vicoli, dove la viabilità è stata interrotta dopo le sollecitazioni sismiche e anche le avversità del maltempo. Ed ora la politica, le dimissioni dei consiglieri di maggioranza che hanno portato alla caduta della giunta Brucchi a Teramo sono destinate a lasciare segni profondi all'interno del centrodestra e nei rapporti sia personali che tra i vari partiti. L'ormai ex sindaco nel frattempo sta cercando di reagire al tradimento, tra virgolette, che lo ha fatto cadere, radunando i fedelissimi all'interno di Forza Italia. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. La caduta di Brucchi dalla poltrona di primo cittadino ha provocato un'implosione del fumodello Teramo, ma anche fratture profonde dentro la stessa Forza Italia. I ragazzi del 99, come si amavano definire i centrodestristi, Tancredi, Gatti, Di Dalmazio e Morra, che portarono Gianni Chiodi ad essere sindaco di Teramo e poi governatore d'Abruzzo, oggi si guardano in cagnesco e si preparano alle prossime elezioni l'uno contro l'altro. La spaccatura che imbarazza maggiormente è però quella interna al partito azzurro di Berlusconi. Se da una parte il coordinatore regionale Nazario Pagano parla di un tradimento dei forzisti gattiani nei confronti di Brucchi, il coordinamento provinciale di Teramo, a firma della quasi totalità dei suoi rappresentanti, sigla al contrario un documento nel quale si esprime la piena vicinanza personale e politica a Gianni Chiodi e Paolo Gatti. Nella nota si sostiene che due politici teramani hanno confermato ancora una volta lucidità di visione e limpidezza di comportamenti e che rappresentano nel modo migliore Forza Italia e il centrodestra nella provincia di Teramo. Parte ora il totosindaco, ce ne saranno molti da entrambi gli schieramenti e per il 2018 è quasi certo il ballottaggio. Rumors cittadini danno una donna come candidata gatto chiodiana e per non fare nomi e cognomi si parla dell'imprenditrice teramana Antonella Ballone. Anche in casa PD iniziano le larghe intese per individuare un sindaco comune unitario dopo le recenti spaccature interne provocate dall'ultimo congresso provinciale. Solo parole per il momento, perché la scelta del candidato dovrà essere vagliata e concordata con Tancredi. Sì, avete capito bene, con Paolo Tancredi, visto che a livello nazionale Alternativa Popolare di Alfano sarà alleata del Partito Democratico alle prossime politiche. Intanto l'ex sindaco Brucchi dice di sentirsi tradito ma non vinto e ha iniziato a riorganizzarsi riunendo i fedelissimi nel suo fortino di Colleminuccio e promettendo di dare battaglia con una sua lista a Gatti il traditore. Insomma, a Teramo stanno per iniziare le crociate, una guerra di potere che farà morti e feriti. Andiamo a Pescara adesso, problemi anche all'interno del Consiglio Comunale del capoluogo adriatico, lo scontro tutto interno alla maggioranza e sul mercatino etnico con Sinistra Italiana che minaccia di uscire dalla maggioranza togliendo così l'appoggio al sindaco Alessandrini. Vediamo insieme il servizio. Sinistra Italiana minaccia di uscire dalla maggioranza in consiglio a Pescara. Martelli, siamo alle solite, si continua a dibattere e a discutere su questo mercatino. Lunedì prossimo ci sarà una nuova seduta di consiglio comunale, però a questo punto o dentro o fuori? Beh, credo proprio di sì, ormai sono mesi che questa cosa va avanti, troppi mesi, e da troppi mesi appunto questi ragazzi, queste persone aspettano una soluzione da questa amministrazione che ha promesso che in tempi brevi avrebbe fatto questo mercatino. Purtroppo il tempo passa e le cose non si vedono. Le ultime sedute sono andate deserte, come tutti voi sapete, e questa è una cosa per noi
intollerabile ormai e non è più possibile portare avanti in questo modo il consiglio sul mercatino, per cui abbiamo posto una questione politica molto seria, per cui noi vogliamo che assolutamente che venga votato questo mercatino, altrimenti Sinistra Italiana non può più far parte di questa maggioranza. Non è un mistero che in una parte della maggioranza evidentemente non ci sia l'identità di vedute del sindaco e di altri consiglieri? Questo lo so, però il sindaco di questa città si è impegnato con noi, ma non solo con noi, ma soprattutto con i ragazzi senegalesi, con chi comunque quel luogo dovrà occuparlo, per cui si è speso e penso che sarà adesso suo compito tirare le fila e fare in modo che questo avvenga. Dunque lunedì cosa potrebbe accadere in aula? Ma io spero che non accada quello che è accaduto gli scorsi giorni, che si possa fare una discussione. Sappiamo che ci sono diversi emendamenti da parte delle opposizioni, siamo lì, dobbiamo essere compatti, votarli e andare avanti fino a quando questa cosa non viene approvata. Il 16 e 17 dicembre ad Atessa si terrà la Due Giorni Abruzzo 2030, un appuntamento fortemente voluto dal Partito Democratico per guardare al futuro della regione e alle nuove generazioni. Sentiamo l'intervista al segretario regionale del Partito Democratico Marco Rapino. Noi vogliamo rimettere al centro la discussione con gli abruzzesi per immaginare quello che sarà il futuro della nostra regione. A noi non basta guidare l'Abruzzo per una legislatura, noi vogliamo dare un messaggio chiaro di speranza agli abruzzesi che vogliono guardare all'Abruzzo del futuro. Io immagino appunto i giovani, quei giovani che ogni anno vanno a studiare fuori o a lavorare fuori ma che sognano di poter rientrare un giorno. Ecco, come attrezzare la regione a far riaccogliere le nostre giovani speranze che sono andate fuori? Un momento appunto di riflessione compiuta con i sindacati, con le associazioni di categoria, una bella sfida che il Partito Democratico ha cercato di mettere al centro scegliendo un luogo che non è solo un simbolo, perché la Val di Sangro, la Tessa rappresentano il luogo del lavoro, anche della crisi, ma anche dell'Abruzzo che noi vogliamo fare ripartire. Ma questa non sarà l'occasione di parlare di poltrone, noi vogliamo che anche le poltrone, quando sarà il momento di discuterle, vengano discusse nel merito delle grandi questioni che i nostri cittadini ci chiedono. Quindi misurare le nostre politiche sulla base anche delle ambizioni che ogni membro della comunità abruzzese politica ha intenzione di mettere in campo per le elezioni del prossimo futuro. A proposito di sfide, ce n'è una in particolare che si è aperta nelle ultime ore, quella di Teramo. Sì, il centrodestra ha dimostrato di non essere affidabile, perché fare cadere una città ancora prima di cominciare la sfida più importante, quella che li dovrebbe riunire, dimostra che il centrodestra non è in grado neanche di stare insieme prima dello sparo. Ecco, io sono dispiaciuto per la città di Teramo, ma era una città che ormai era in ostaggio del sindaco Brucchi e il modello teramano, il fantomatico modello teramano, ha dimostrato di non esistere, di non esserci mai stato. Ci spostiamo all'Aquila, accordo in comune oggi per la riorganizzazione di tutto il patrimonio immobiliare pubblico, nuove idee e grande apertura per le esigenze delle forze armate e servizio della redazione aquilana. Negli spazi dell'ex caserma Rossi, il polo scolastico, gli uffici pubblici del comune in Viale Rendina, dove c'era l'INPS, e nel distretto militare di San Bernardino, ormai dismesso, i carabinieri del nucleo tutela beni culturali. Sono solo alcuni dei passaggi del protocollo d'intesa sottoscritto oggi dal sottosegretario alla difesa Alfano, dal vicepresidente della regione Lolli, dal sindaco dell'Aquila Biondi e dal direttore dell'agenzia del demanio Roberto Raggi. Un piano di iniziative di razionalizzazione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico nell'ambito del quadro strategico di ricostruzione e riassetto della città, anche in relazione alle nuove esigenze del Ministero della Difesa. Tutto parte dall'idea del Comune di riutilizzare complessivamente il patrimonio, dimostrando all'Italia, ha detto Biondi, che l'Aquila sta lavorando bene, merita attenzione e risorse. Un percorso molto lungo, quello del protocollo d'intesa, per il quale ha lavorato moltissimo l'ufficio del demanio regionale. La presenza delle forze armate del resto è preziosissima per la città dell'Aquila e il comune vuole essere più ospitale possibile, mettendo anche a disposizione dei militari e delle loro famiglie alloggi. Un accordo che prefigura anche altre cose in futuro, con investimenti importanti di regione e Stato, per sviluppare successivamente altre opere di valorizzazione del patrimonio, vicini alle forze dell'ordine e alle forze armate, ha detto il sindaco Biondi, anche per consentire la stanzialità all'Aquila, mettendo magari a disposizione anche appartamenti vuoti del progetto Case, un progetto che si pensa di allargare anche agli universitari tramite degli accordi con la DSU. Insomma, una giornata importante dal punto di vista riorganizzativo degli immobili.
Adesso parliamo proprio di universitari e di università, tornando nell'area metropolitana, andiamo nell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara. Il rettore Caputi ha voluto ribadire che non ci sono gli aumenti che invece sono stati pubblicati dalla stampa locale negli scorsi giorni in relazione alle tasse universitarie. Il rettore ha anche lanciato una proposta alla Regione Abruzzo, utilizzare il contributo che ogni studente paga proprio alla Regione per aumentare i servizi agli studenti. Sono circa 40.000 in tutta la Regione. Vediamo insieme il servizio. L'Ateneo di Chieti Pescara è tra i più economici d'Italia. Il magnifico rettore dell'Università D'Annunzio, Sergio Caputi, ribatte così ai titoli apparsi sulla stampa locale rispetto agli aumenti delle tasse universitarie. Affiancato da due rappresentanti degli studenti, il vertice della D'Annunzio, cifre alla mano, ha ricordato che il costo medio delle tasse universitarie si aggira attorno ai 650 euro, esclusi i contributi regionali. La contribuzione corrisponde alla prima delle otto fasce di reddito in base all'ISEE di ogni studente sopra i 14.000 euro di reddito. L'unico aumento che c'è stato, hanno continuato i vertici d'Ateneo, è relativo alle 100 euro in più previste dal 2013 per tutti coloro che nel corso di laurea accedono ai laboratori. Caputi ha anche ricordato gli sforzi che sta facendo l'Università D'Annunzio per offrire più servizi ai quasi 25.000 studenti dell'Ateneo, soprattutto a quelli fuori sede, vero valore aggiunto per tutto il territorio. Sono state aperte due student help station che si occupano delle esigenze degli studenti al di fuori anche delle attività di studio. Abbiamo aperto due bike sharing gratuiti, uno a Pescara e uno a Chieti, per gli studenti. Ma l'attenzione del magnifico rettore si è concentrata sulle 140 euro di tasse che vengono destinate alla Regione Abruzzo. Dovrebbero essere investite per i servizi da offrire a chi frequenta le università abruzzesi, a partire dai trasporti, ha rilanciato Caputi. Da qui il consiglio diretto alla Regione Abruzzo: aprire un tavolo di confronto sulle risorse da destinare ai 40.000 studenti dei tre atenei regionali. Che questi 140 euro venissero usati in maniera un po' più incisiva proprio per dare più servizi agli studenti. Una delle proposte che vengono fatte dagli studenti, perché ci sono degli esempi in Italia, vedi la Campania, per gli studenti che vengono da fuori sede, loro hanno l'abbonamento gratuito ai mezzi pubblici. Reddito di inclusione. Il PD aquilano ha spiegato le finalità e l'accesso a questa misura di contrasto alla povertà estrema. Sentiamo. Iniziative sul territorio del comprensorio aquilano, a cui se ne aggiungerà una con il responsabile nazionale welfare del Partito Democratico Giovanni Lattanzi, per spiegare le modalità di accesso ed erogazione del reddito di inclusione, il REI. In conferenza stampa il Partito Democratico dell'Aquila ha presentato lo strumento di lotta alla povertà, operativo dal 1 dicembre scorso su tutto il territorio nazionale. Ruolo attivo dei comuni, che dovranno effettuare un primo screening delle richieste prima dell'invio all'INPS, che provvederà a riconoscere il beneficio economico, che varierà da 187 euro a 534 mensili. Stefania Pezzopane, senatrice del PD, ha ricordato che il provvedimento è stato approvato nonostante l'opposizione del 5 Stelle, del centrodestra e di Sinistra e Libertà. Siamo andati avanti lo stesso e abbiamo fatto bene. La dimostrazione sta nel grande interesse che sta riscuotendo a livello locale. In tanti se ne fanno portatori e proponenti, ha detto. È il reddito di inclusione, prevede una carta attraverso la quale si ha diritto a un'indennità mensile e all'interno di un piano di inclusione, di un piano di coinvolgimento del nucleo familiare e ovviamente per un inserimento nel lavoro. Il reddito varia a seconda dei componenti della famiglia ed arriva a superare anche 500 euro e rappresenta uno strumento importante per far fronte ai bisogni quotidiani. Accanto al reddito c'è poi il piano di inclusione e c'è anche un sostegno di oltre 2 miliardi ai comuni per i servizi di natura sociale, trasporti, che sono servizi essenziali per accompagnare questa misura. E è stato un grande dibattito in Parlamento, c'è stata anche una discussione
discussione, è uno strumento che il PD ha votato assieme a pochi altri, molti lo hanno contrastato, fa piacere che oggi anche chi lo ha contrastato ci dia ragione e consideri questo strumento una grande innovazione politica e istituzionale. E adesso apriamo la pagina dello sport, iniziamo dal Pescara, margine della cena di beneficenza di lunedì sera a cui ha partecipato la squadra del Delfino. Il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani ha fatto il punto sul momento complicato in campionato ed è tornato anche sul divorzio di qualche anno fa con Peppe De Cecco. Ascoltiamolo. A me fa sorridere quando sento la squadra non segue il mister, ma non è che la squadra non segue il mister nel primo tempo e nel secondo lo segue o viceversa. Noi abbiamo iniziato sabato la partita, penso che nel primo tempo se avessimo fatto 4-5 gol non avevamo rubato nulla e non credo nemmeno che il mister poi dica ai ragazzi guardate abbiamo fatto 2 gol, adesso facciamoceli rifare perché sennò non mi diverto. È evidente che c'è qualcosa che non va in questo momento, però io sono molto fiducioso perché, ripeto, abbiamo fuori gente come Antonio, gente come Bovo, lo stesso Coda, Campagnaro che ancora non gioca una partita ufficiale. Quindi abbiamo giocatori che hanno uno spessore che possono aiutare magari anche in campo essere loro stessi gli allenatori in un momento di difficoltà. Purtroppo fino ad oggi non li abbiamo avuti, noi abbiamo fatto delle partite belle, importanti, penso a Parma, penso a Carpi stesso, dove con magari giocatori che qualche esperienza in più ce l'hanno abbiamo anche gestito delle situazioni che invece diversamente in altre occasioni non abbiamo fatto. No, io non sono preoccupato per Zeman, non sono preoccupato per i risultati, sono preoccupato e mi auguro che, ripeto, che tornino presto certi giocatori, perché questa squadra con Zeman, senza Zeman, con Di Francesco e Sebastiani in panchina, è una squadra attrezzata per fare un buon campionato di Serie B. Quindi a maggior ragione lo diventa con un allenatore bravo come Zeman. Sono da questo punto di vista un po' rammaricato con Peppe, gliel'ho detto anche sabato quando ci siamo visti per firmare questo contratto, perché se lui forse avesse avuto un pochettino più fiducia in me, probabilmente oggi avremmo ancora De Cecco alla presidenza del Pescara e Sebastiani a fianco che lavorava come ho sempre fatto anche se con la carica del presidente. E probabilmente tutto quello che abbiamo dovuto fare e tutte gli accreditamenti che abbiamo avuto grazie al lavoro fatto, probabilmente con un nome più importante magari saremmo arrivati anche prima a certi discorsi, però va bene così, non è un problema. Uno dei motivi per i quali è andato via era proprio il Poggio, quindi perché pensava forse che qualcuno lo prendesse in giro. Nella realtà questa è la dimostrazione reale che questa società, perlomeno da quando la gestisco io, un progetto reale ce l'ha. Poi qualcuno pensa qualcos'altro, ma probabilmente non sa nemmeno di che cosa parla, perché vedi Enrico, io non voglio essere presuntuoso, ma quello che abbiamo fatto noi in 6 anni questa società non l'ha fatto in 80 anni di storia, e questo è sotto gli occhi di tutti e non ce lo potrà togliere nessuno. E questo era lo stralcio dell'intervista andata in onda nel programma Replay di Enrico Rocchi. Proseguiamo sempre con il Pescara, sempre ascoltando i protagonisti. Venerdì sera il Delfino sarà impegnato al Manuzzi di Cesena contro la squadra bianconera nell'anticipo di campionato. Sarà ancora assente il difensore Antonio Balzano, che sperava in uno stop molto meno grave di quello che invece poi si è rivelato essere. Allora andiamolo ad ascoltare Balzano. Ho avuto un infortunio e sembrava una stupidaggine, invece era un po' più grave, quindi ci vorranno ancora una decina di giorni, suppongo, e dopo mi dovrò rimettere bene fisicamente, ma sono comunque vicino alla squadra anche da fuori dal campo, io come tutti gli altri. Ipotizzabile un tuo ritorno per la gara di Ascoli, se vogliamo fissare un termine? Ma fosse per me rientrerei anche venerdì, purtroppo non posso perché sennò rischio di farmi male sul serio, quindi aspettiamo e quando sarò bene potrò, spero, dare una mano perché ho davvero tanta voglia. Di sicuro non è che siamo così felici, perché ad oggi non è stato fatto quello che ci si aspettava, ma questo non vuol dire che sia tutto così negativo. Io penso che, come diceva il press, bisogna lavorare in modo sereno perché ci sono dei ragazzi
come ho già detto, molto giovani e hanno bisogno di crescere. E di sicuro ci vuole più attenzione da parte nostra e questo sta a noi dimostrare dopo di essere in grado di affrontare un campionato all'altezza. Lasciamo la Serie B, adesso scendiamo di categoria in Serie C per parlare del Teramo. Sabato torna a giocare il Diavolo che al Bonolis affronta il Fano in un vero e proprio scontro salvezza. Nei biancorossi out Amadio, recuperato Fratangelo. Astra prova il 3-4-1-2 con Tulli che dovrebbe giocare alle spalle delle due punte Foggia e Bacio Terracino. Confida però ancora in una maglia da titolare Riccardo Barbuti. Riccardo, non è andata benissimo non giocare in questo ultimo weekend perché le avversarie dirette hanno vinto, comunque pareggiato, e quindi assume una maggiore importanza ancora di più la gara di sabato prossimo contro il Fano. Sì, abbiamo avuto questo turno di riposo, tra virgolette, visto l'esclusione del Modena, le dirette concorrenti hanno guadagnato qualcosina, Sant'Arcangelo un punto, il Fano tre punti, però diciamo che noi dobbiamo pensare a noi come spirito di squadra, come gruppo, dobbiamo pensare a noi, lavorare a testa bassa e metterci la tutta per questa partita che vale 6 punti secondo me. Salvezza passa in casa, soprattutto due sconfitte nelle ultime due gare interne, c'è anche un po' una voglia di rivincita tra le mura amiche. Sì, certo, c'è la voglia di rivincita tra le mura amiche, soprattutto anche per il pubblico che ci ha sempre sostenuto, quindi adesso come lavoriamo tutta questa settimana bene e con la voglia di vincere, perché questa partita è fondamentale. Gli occhi di molti sono sul reparto avanzato che ha qualche difficoltà di troppo nel segnare. Tu cosa rispondi, cosa pensi? No, beh, è un dato di fatto, però adesso anche col mister stiamo lavorando come gruppo, tutta la squadra, perché è sempre facile accusare magari il singolo o il reparto. Invece secondo me, come lavoriamo in gruppo nella fase difensiva a partire dall'attaccante, dobbiamo lavorare in gruppo per la fase offensiva a partire dai difensori e arrivare alla conclusione con gli attaccanti. Tre gare prima della sosta, ti sei fatto un'idea in un cammino ideale prima della lunga pausa? Ma abbiamo due partite in casa e secondo me i punti si devono fare soprattutto in casa e ne abbiamo la possibilità. Poi abbiamo una trasferta a Reggio Emilia dove dobbiamo anche lì andare con la mentalità giusta, con l'atteggiamento giusto e riuscire a strappare qualcosina anche lì. Quindi più punti possibili prima del Natale. Sarà Foggia o Barbuti sabato prossimo? O magari entrambi insieme? Ma chiunque giochi deve entrare in campo per la causa del Teramo Calcio, che è quella di vincere e di raggiungere l'obiettivo. Poi se gioca Ciro o gioco io, è diciamo la stessa cosa. Dobbiamo entrare tutti e due con lo spirito di pensare al gruppo. Questa è l'intervista realizzata da Ania Cantagalli. Cambiamo disciplina, adesso parliamo di pallanuoto. Il punto della situazione sul Pescara pallanuoto ce lo fa il direttore sportivo Maurizio Gobbi. Il Pescara è attualmente capolista della Serie A2 maschile dopo due giornate disputate e si appresta a cominciare tutti gli altri campionati. Sentiamo Paolo Sinibaldi. Il direttore sportivo è Maurizio Gobbi, parliamo ovviamente molto della Serie A2 maschile perché è il campionato più importante, però il progetto riguarda tanti campionati maschili e femminili. Ah certo, con me sfondi una porta aperta dicendo questo, il nostro fiore all'occhiello ovviamente è la A2 maschile, ma io per il ruolo che ho sicuramente sarò molto attento a tutti i campionati come giustamente detto, in particolare anche alla A2 femminile dove cercheremo una salvezza difficile per poter ripartire nei prossimi anni e soprattutto grande attenzione a tutti i settori giovanili dove soprattutto con l'Under 17 speriamo di approdare alla fase nazionale che sarebbe un campionato molto importante per la prima volta dopo tanti anni. E poi saremo attenti ovviamente Under 15, Under 13, Under 11, tutte le categorie giovanili. Anche i quadri tecnici sono di tutto rispetto perché per il settore giovanile avete ingaggiato Arnaldo Castelli che è sicuramente il meglio che potevate trovare. A livello femminile di Serie A2 c'è Sergei Maximov e invece in Serie A2 maschile la conferma di Checco Mammarella. Sono particolarmente contento della nostra equipe tecnica, è chiaro che poi i conti, i risultati li vedremo a fine anno, però erano le persone che io ho cercato di far entrare nella nostra società o di far rimanere e sono veramente soddisfatto di come stanno lavorando. Oltretutto quest'anno ho chiesto uno sforzo enorme alla società perché ogni categoria è seguita almeno da due allenatori.
nelle giovanili anche da tre, perché Castelli come supervisore segue anche, oltre che personalmente under 15, under 17, segue anche under 13, under 11. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che tutti i nostri servizi sono disponibili sulla nostra pagina YouTube e sul sito www.tv6.it. Buon proseguimento.